bene, siamo arrivati a un momento tanto atteso che mi sono permesso anche di lanciare un po' sui social perché mi avete scritto in tanti in questa settimana perché volevano sapere un po' qualcosa di più sulle melecotogne. Lei conosce, avvocato, le melecotogne? Le ho imparate a conoscere qua con te in trasmissione. Sei stato... mi hai aperto un mondo. Lo so, lo so, lo so. Scusi avvocato, c'è questo tacchinello volante che mi dà un fastidio, questo pungono, eh? Pungono è una roba incredibile. Allora, io ho voluto invitare un grande conoscitore delle melecotogne e ho detto, ti prego, vieni e parliamone, perché veramente la richiesta è tanta. Quindi volevo capire se è in linea il maestro Elio. È in linea? Maestro, mi sente? Sì, sì, sento tutto. Bene, benissimo, mi sentite? Maestro. Allora, maestro, so che lei è molto preso, quindi non le porterò via tanto tempo, però volevo un po' approfondire un po' questo argomento delle melecotogne. Melecotogne che la vedono anche un po' protagonista, perché lei so che è un grande appassionato. Sì, io sono appassionatissimo, ho tantissimi alberi, ne ho 700.000 circa. Ah, 700.000. Albero più, albero meno, sì. Siamo sui 700.000 e molti mi hanno detto ma perché così tanti alberi? Bravo, questa è la domanda che volevo farle io. Queste melecotogne, esatto. Poi insomma non è che se ne mangino tante. Esatto. Ma allora, innanzitutto perché è un frutto che ha perso un po' di fascino, diciamo dagli anni 60, no? Prima c'era un'invasione di queste mele. Quindi lei mi sta dicendo che negli oggi... anni 50 ce n'erano tantissime? Tantissime, tantissime. Ma poi anche perché c'è questa tecnica di coltivazione che si vede tra l'altro molto bene in quel video messo in onda. Ma adesso volte. Lo facciamo vedere, lo facciamo vedere. Adesso lo facciamo. Sì, per cui dall'albero praticamente si tolgono tutti i frutti, tranne uno. Tranne uno. E perché uno no? Se ne lascia su solo uno perché questo può... assorbire tutta l'acqua, tutti i sali, eccetera, e si trasforma in una mela enorme e molto buona. Molto... Quindi per ogni albero c'è una sola mela cotogna. Incredibile, incredibile. Questa veramente. Tecnica, io però la mia curiosità, tecnica. Che poi non è mia, ma è dei nostri telespettatori, perché mi hanno scritto, dice, ma il termine cotogno, da dove arriva? Sì, quello viene dal Cile. Ah, perché ecco. Pochi sanno che questo frutto è un misto, è un incrocio. È un incrocio fra una mela greca e questo cotogno del Cile. Che sta quindi in Cile. È una collaborazione, è una coproduzione. Una coproduzione. Quindi diciamo che la cotogno, la derivazione è cilena. Sì, bravo. Sì, bravo. E mela invece è greca. Mela, greco, è greco. Tra l'altro pochi sanno che in Grecia mela significa cotogna. Questo lo sapeva lei, avvocato? No, non lo sapevo. Occhio, ragazzi, quindi... si fa cultura. Ragazzi. Quindi la traduzione Occhio, sarebbe mela, mela. Invece in Cile avvocato, cotogna aspetti. Significa cognato. Cognato. In Cile cotogno vuol dire cognato. Quindi la mela cognata. La mela cognata. Fra questi due frutti, sì. È incredibile veramente. Ma però senta, in Grecia sarebbe la mela mela. In Grecia sarebbe la mela mela. Bravo, bravo, bravo. Però, bravo. Come dice il maestro Elio, dice sì, però in Cile sarebbe la mela cotogna. La mela cognata. La mela cognata. Cognata, cognata. L'innesto è venuto in Sicilia, perché e noi la Sicilia... E non si sente. Meglio così, maestro, meglio così. Ma che c'entra non la Sicilia? Sento, ma se il maestro sta parlando di Cile, lei mi viene fuori con la Sicilia, ma che c'entra? L'innesto, ho detto che è stato fatto in Sicilia. Ma che ce ne frega, noi abbiamo un esperto qui, lei scusi, mi si mette io in mezzo, so... che, senza offesa, maestro. Però, scusa, maestro, dottore. Ma io non so chi è lui, però. È un grande scrittore. È Riccardo Fogli. Che io sappi, per questo innesto di Codugno, è ma quale Codugno? Cotogna! A Palermo. Ma quale Palermo? Il maestro ci ha detto che è un... maestro Elio, lasci scusi. Dire, lo lasci dire, scusi. Vada avanti, vada avanti. L'innesto.
Io aspetto cosa... No, noi aspettiamo lei. Ho fatto una domanda io. Ma che domanda? Lei io... gli fa la domanda. Faccia la domanda. Aspettando lui. Il Cotugno è ma stato... Ma quale Cotugno? Che è stato Cotugno? Il Cotogna. Cotugno. Il Cotugno è stato innestato sì. In Sicilia. In Sicilia. È una domanda questa? Sì. Allora dica, punto il di domanda. Cotugno. Punto interrogativo. Cotugno, è vero però... o non è vero? È vero o non è vero? È un'altra cosa. Che è un'altra cosa. Quello lì è un cantante. Quello è un cantante. È stato innestato effettivamente negli anni 80. Lì, sì, è vero. Ha capito, Ignazio? Quello è Cotugno, il cantante, che è stato innestato negli anni 80. Innestato negli anni Senta, 80. Bravo, una domanda, bravo. Maestro, ma 700.000 alberi, che non sì. Sono, parliamoci chiaro, non sono né tanti né pochi, il giusto. Il giusto, il giusto, il giusto. Occupano un enorme spazio, sì, saranno... compreso appunto fra 80 il Cile metri quadri. Quanto saranno? E 80 la Grecia. Metri 80 metri quadri, quanto ci vorrà? Per... Un tot. Tanto. Però lei calcoli che, come ho detto prima, da ogni albero c'è una sola mela. No? Ah, c'è una mela. Per cui alla fine sono 700.000 mele. Giustamente, che dice, se fatti due conti. In più c'è questa tecnica, diciamo, per una coltivazione intensiva, per cui praticamente in inverno, cioè ora, quando molto molto freddo, si copre completamente la pianta di concime, cioè si concima completamente, cioè, esce dice, fuori sì. Solo una puntina dell'ultimo ramo, e poi questo piano piano si abbassa, e quando arriva il primo caldo sorgono queste mele. Allora bisogna toglierle una a una, e se ne lascia solo una. E però ma poi quella lì è di una così, qualità incredibile. Sempre mosso dalla curiosità, lei mi dice ogni albero... E quindi se ho 700.000 alberi ci vuole il concime. Qua, ma di che quantità di concime stiamo parlando? Tonnellate. Migliaia di tonnellate. Una quantità di mucche che cagano, pazzesca. No, ma scusi, tra l'altro adesso mi stanno scrivendo, mi hanno fatto proprio sì. Adesso la domanda, dice ma la mela Cotogna ha anche delle proprietà, scusi non riesco a leggere bene, lassative, sì è vero, bravissimo. Questa infatti è la si nutrono queste mucche con le mele che vengono tolte, ma roba la cioè bello. è un ciclo continuo, è il ciclo della vita, è tutto verde, è ciclo verde, ciclo uno, cioè, quindi la mela viene mangiata dalla mucca, la mucca fa mucca la cacca, che poi viene concimato Il contenuto serve per concimare la pianta che l'anno dopo farà una sola mela, però eccezionale, di qualità. Immagino il profumo. Posso dire, il profumo della mela è meravigliosa, ma poi una grande sostenibilità, hai capito? Bravo avvocato. Vedi che la cultura serve. La cultura, quando si parla di cultura, serve, bravo. Bellissimo. È il ciclo, io la butto lì, maestro Elio, poi mi dica lei, il cerchio della vita. Bravissimo. Bravo, il cerchio della vita. Mi piaceva contribuire anch'io a questa cosa, perché il cerchio della vita. Complimenti, maestro, Mimmo, perché tu sollevi argomenti e temi che è molto raro incontrare in giro. Sì. Sì, è vero, perché si tende a massificare e si perde di vista alcuni aspetti importanti, tra cui la cultura, appunto, e la informazione e la come posso dire, e divulgare determinati argomenti che danno fastidio, perché la mela Cotogna dà fastidio. Bravo. Parliamone chiaro, bravissimo. Maestro, la mela Cotogna dà fastidio. È l'argomento un po' di nicchia. Eh sì, perché ci sono tutti quelli che fanno queste mele, le mele golden, le mele stark, le mele fusi, eccetera, che vedono male una ascesa invece della mela Cotogna. Posso dire che anche alla fine rustico molto. Esatto. Io le dico che anche il nome, le altre c'ha mela golden, vede già un nome, mela fuji Cotogna. Sì, è un po' fighietto. È dispregiativo, no, bravo. La puzza sotto il naso. Annurca, bravo, ha ragione. Beh, ma comunque noi vogliamo, è importante, perché noi siamo una trasmissione di micchia e vogliamo dare spazio alle micchie, perché la micchia è a volte viene un po' distrattata. E quindi...
ed è giusto. Però io volevo spazio. Dire questo, io mi sono collegato solo perché mi hanno dato la assicurazione che poi sarebbe stato proiettato quel video. E io nella salutarla, perché devo dire la ringrazio tantissimo, voglio mandare subito questo video. Rimanete in linea perché non vado in pubblicità, mandiamo subito il video, perché questo video, che non dura molto, perché devo dire la verità, dura un paio d'ore, ma in queste due ore voi riuscite a cogliere tutto questo ragionamento che ha appena fatto il maestro. È vero. Lo rivedete racchiuso all'interno di questo documentario da noi prodotto e che voi abbiamo messo ovviamente a disposizione di tutti. Maestro Elio, io la ringrazio tantissimo. È vero, grazie. No, ma io la ringrazio davvero tanto, ma veramente tanto. Grazie a tutti. Grazie. Avvocato, alziamoci in piedi. Grazie, maestro. Arrivederci. Beh, è stato un momento veramente. A questo punto, se Conte è pronto, io farei vedere il grande documentario sulle mele cotogne prodotto da Elio e ma insieme, l'abbiamo fatto insieme. Bellissimo. Coprodotto. Mele cotogne, via. Le mele cotogne possono essere usate per preparare un profumato liquore casalingo assieme a delle arance e all'anice stellato. Questo liquore molto facile da fare è indicato per essere servito a più fine pasto in piccoli bicchierini come digestivo. Ecco la mia ricetta. Liquore alle mele cotogne. 1 chilo di mele cotogne, 1 litro di alcol da liquori, 400 grammi di zucchero e una bacca di anice stellato, 2 arance da agricoltura biologica. Preparazione. Sbucciate le mele cotogne, tagliatele a spicchi ma conservate i semi e metteteli dentro un pezzetto di garza. Pelate conservando la scorza delle arance, togliete la parte bianca che è amara, poi tagliatele a spicchi. Mettete in un barattolo grande le mele cotogne, i loro semi, le arance con la buccia e la polpa. Unite l'anice stellato, lo zucchero e l'alcol. Lasciate. Rientriamo, c'è stato un problema a VHS. Doveva durare 2 ore, purtroppo il VHS ha dei problemi. Regia, non si riesce a ripristinare? No, mi fanno segno di no. Dobbiamo lavorare sulla pellicola. Devo dire, documentare, ma lo riproponiamo perché sono 2 ore veramente, come avete visto, che avvocato. Interessantissimo. Tengono veramente attaccati allo schermo. Bravo. Io glielo volevo dire. La tengono attaccata allo schermo, sta cosa? Tengono proprio attaccatissimo allo schermo. Esatto. Io non so se è ancora in linea il maestro Elio, però volevo ringraziarlo ancora. Non so se se n'è andato. Maestro, ancora in linea. Maestro. Sono esterrefatto testimonianza. Era addirittura commovente, perché quella lì, pochi lo sanno, è Anna Cotognakis, è la più grande esperta di mele cotogne al mondo. Cotognakis, giustamente, perché sì. Se è la grande esperta, è chiaro che... E quel video per noi appassionati è come una specie di, adesso esagero, di film porno, cioè è eccezionale, è vero, ma infatti in alcuni punti era anche commovente. Ma posso fare una domanda? Questa interruzione mi ha fatto... Ma le dirò, maestro, che l'avvocato, che non è un appassionato, ha detto proprio questo, dice io mi sono commosso, l'ha detto un attimo. È verissimo. Faccia la domanda. No, al maestro volevo chiedere, può essere che l'Anna Cotognakis l'abbia già vista nel bar di Guerre Stellari? Cioè, mi sembrava un po' un personaggio... Vabbè, può essere tutto perché queste sono donne che andrebbero bene in qualunque posto, cioè non è che il maestro Elio presidente, mai che avessi sentito uno parlare di Anna Cotognakis, mai, solo qui noi diamo spazio a Anna Cotognakis, ma io sono sicuro, proprio perché siamo una trasmissione di nicchia e diamo questo spazio, ma sono sicuro di averla vista in un cameo di Guerre Stellari, non lo so, però questo è giustamente il maestro Elio, che ne so, fa la Cotognakis maestro, grazie ancora. A voi, peccato per quell'interruzione. Vabbè, purtroppo c'è un problema al VHS, mi dispiace tantissimo, però adesso dovrò assolutamente approfondire, perché ci abbiamo lavorato, mi sembra strano.
Forse è il lettore, sì, è il lettore del VHS che dà dei problemi. Mi dico. Sì, sì, il lettore, ok. Maestro, grazie ancora, grazie. Buonasera. Grazie. Buonasera, maestro. Quanta amarezza. Bene, ringraziamo il maestro. A questo punto io vado in pubblicità e torniamo per l'ultimo veramente scampolo di trasmissione. Io sono tutto sudato. Ma la trasmissione è pazzesca, sera degli ospiti incredibili, due maestri. Chi sono? È lo scrittore. Ah, Ignazio! Ah, pensavo Pino Vecchiero. Pino Vecchiero, no. Che maestro. No, no, e poi purtroppo c'è anche un po' di Pino Vecchiaro, però è giusto dare spazio un po' a tutti. Esatto, dobbiamo anche... dare spazio anche alle micchie. Anche alle micchie bisogna dare spazio. Va bene, vado in pubblicità e poi torniamo.